Cari fratelli e sorelle, tanto amati del Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Stolti e ciechi. Non offenderti e non pensare male di Gesù. E li usa queste parole dure, peraltro vere, rivolgendosi a scribi e farisei, persone religiose e istruite. Nonostante la religiosità, si ingannano e ingannano gli altri, perché non mettono in pratica quello che insegnano. Gesù li ama, per questo li rimprovera. Signore Gesù Cristo, noi crediamo che Tu sei la luce del mondo e soltanto seguendo Te non ci inganneremo e potremo arrivare alla luce eterna del Paradiso. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come un nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine, che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunica in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione del Beato sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa, e la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: o anima, quanto mi sei cara. I miei intimi, i miei eletti, devono fare continui atti di perfetto abbandono in me. In queste ore amare per voi, abbandonatevi e mi farete tanto piacere, mie piccole creature, e troverete in me consolazione e forza. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat semper, Ave Maria, prega per noi.